Ciao, mi chiamo Pier Francesco Grasselli e nella mia vita ho scritto romanzi, racconti, poesie e saggi, sempre con un occhio di riguardo per l'aspetto esoterico e mistico della vita e del mondo che ci circonda. Le chiavi del sapere è l'esito di 20 anni di studi e di ricerche in questo campo. È anche la sintesi degli insegnamenti di moltissimi maestri spirituali appartenenti alle più svariate culture. Infatti, quando scaviamo nelle varie dottrine mistiche, religiose e metafisiche, troviamo sempre gli stessi principi che sono poi stati espressi in maniera differente dai vari interpreti, i vari messia, i vari profeti, i vari guru. Però quello che troviamo alla base, se andiamo veramente a fondo, se riduciamo ai minimi termini ogni codificazione, è lo stesso nucleo di principi universali condivisi. Ecco, io ho scritto Le chiavi del sapere proprio per identificare e divulgare questi principi universali. Mi sono soffermato in modo particolare su uno di questi principi, come lo spirito plasma la materia. Possiamo esprimerlo così. Lo spirito influenza la materia con una forza che è inversamente proporzionale alla densità della materia. Questo principio parte da una premessa, che la realtà fisica sia una cristallizzazione della realtà psichica, la quale a sua volta è una cristallizzazione della realtà archetipiche. Questo principio fa luce sulle zone d'ombra della fisiognomica, per esempio, sulle zone d'ombra della medicina psicosomatica. Inoltre è la chiave per comprendere il rapporto tra realtà psichica interiore e realtà esteriore. L'opera contiene poi molti consigli pratici che permettono di migliorare la propria vita e di riappropriarci di un potere che possediamo e di cui nel cosiddetto Kali Yuga siamo assolutamente all'oscuro. Che altro dire? Il volume è arricchito dalle splendide illustrazioni di Riccardo Passoli, che, matto come me, ha ritratto centinaia di maestri spirituali, profeti, messia e così via. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buona lettura.